Io non promuovo in maniera autonoma il mio libro, ma ci sono delle persone, delle associazioni, degli individui, dei privati, delle librerie che mi invitano a presentare il libro. Ecco, in questo caso è stata un'iniziativa insolita, quella di invitarmi presso un ristorante per fare questa presentazione effettivamente originale, in un clima molto più familiare, in cui parleremo del libro, delle tematiche associate. Le persone sono interessate un po' a tutti i capitoli del libro. Soprattutto sono interessati di sentire dalla mia voce quelle che sono le giustificazioni e le tematiche che io ho espresso nel libro, anche a raffronto di quelle che sono state le accuse che mi sono state mosse, perché la maggior parte delle persone che viene ha letto il libro e quindi sa che le accuse sono totalmente pretestuose e false. In più, in queste occasioni, chiede di espandere, diciamo, l'orizzonte delle spiegazioni e chiede di approfondire alcune tematiche. Quelle più gettonate sono, insomma, un po' quelle che i nervi scoperti della nostra società, quindi si parte dalla sicurezza, alla società multiculturali, all'ambientalismo, al pianeta LGBTQ, però non mancano neanche le domande un pochettino più culturali che riguardano la patria, che riguardano la famiglia e anche delle problematiche un pochettino associate. Per esempio, nell'ultimo periodo mi viene chiesto molto spesso che cosa pensi io del patriarcato, che pur non avendolo trattato nel libro è un addentellato del capitolo della famiglia. Il patriarcato ne ho cominciato a parlare quando mi ha intervistato una giornalista che mi ha chiamato, fenomeno del quale io sono totalmente ignaro, no? Infatti la prima cosa che ho pensato quando ho pronunciato la parola patriarcato, ho pensato alla Chiesa ortodossa. Poi, inquadrato il problema, ho detto quelle che sono le mie opinioni, ovvero che nella società che io conosco, nelle persone che io frequento, e quindi nella fetta di società che della quale io ho contezza, un fenomeno vero e proprio del patriarcato io non l'ho mai visto. Non ho mai visto uomini che opprimevano le donne, non ho mai visto padri che vietavano alle figlie di studiare o di manifestarsi o di realizzarsi. E quindi dicevo che, a mio avviso, a mio parere, questa, diciamo, idea del patriarcato che potesse essere responsabile degli omicidi delle donne avvenuti nell'ultimo periodo fosse più che altro un pretesto piuttosto che una spiegazione. E poi ho detto quella che secondo me era invece il vero motivo di questi omicidi. Dal mio punto di vista, più che essere l'uomo forte patriarca che uccide la donna, cosa che normalmente non avviene perché l'uomo forte non uccide la donna che lo lascia, ma l'uomo forte si rifà una vita, si trova una moglie, se ne va in un altro posto e si ricrea un'altra vita proprio perché è un uomo che è abituato a cadere e a rialzarsi più forte di prima. Mentre l'uomo debole, che interpreta questa relazione con la donna chiamandola amore, ma in realtà è una relazione malata, è una relazione morbosa, che quando si recide, lui si trova perso, non sa più cosa fare, crede che la propria vita sia finita, non essendo stato educato a essere un uomo forte, perde il lume della ragione, uccide la donna e spesso e volentieri si toglie anche la vita. Quindi questa è una mia interpretazione che non vuole essere la soluzione di cattedra, perché non sono né un sociologo né uno studioso della società, ma rappresenta solamente il mio pensiero e la mia idea sul fenomeno.